Stiamo già al terzo libro, vediamo Harry Potter che fa. Ha salvato il mondo 3 volte, ma dai sì, continua a bozzare. Il terzo film di Harry Potter inizia male, malissimo. Lumos Maxima, Lumos Maxima. Ma che cazzo di Lumos Maxima fuori dalla scuola? Ma proprio essere cacciato a carci stupeficium in culo. Titoli di testa un cazzo. Espulso dalla scuola. Ma poi non sei buono al terzo anno a fare un Lumos Maxima de merda. Vabbè, il senso di prescelto pizzica ogni volta che Vernon si avvicina. Ma che tempismo c'hai? Vernon apre la porta e lui boh. Si passa al giorno dopo. Harry, che ormai da giudicare da quanto cazzo è cresciuto, ha già 10 anni dei contributi alle spalle, apre la porta a zia Marge. Madonna questa, oddio. E il suo cane squarta, uno di 12. Però lui se lo deve portare. Perché non ce la fa stare lontano dalla mammina. Zio, me firmi questo? Che cos'è? Il permesso per Ox. Non si sa ancora, sto punto del film. Ah. No. How could this happen to Sei ancora qui tu? Sei ingrato! Ho detto sì! Il mio caro fratellino e sto cavallo anoressico da moglie, Petunia, Petunia, ti hanno accolto! E tu non porti rispetto, sti giovani d'oggi! I miei cani sono meglio di te! Nipotuzzo mio! Squarta, hop! Io mi bagno tutto il piatto, sì! Si passa alle cene in famiglia, le cene con le zie, quelle belle. Come va a scuola? Va a San Bruto, ah, eccola San Bruto, l'istituto per giovani criminali irrecuperabili. E te corcano? What? Sì. Sì. Ah, vedi questa a fronte? È la cicatrice più piccola che c'ho mo'. La schiena mia pare un quadro de Fontana, tutti i tagli, tutte cose. Bene, o sai che tuo padre era una merda? Che faceva il padre di Harry, Petunia? Niente, era disoccupato. Ma perché devi dire ste cazzate? Ok, li odiavate, la copertura, non gli puoi dire che era un Auror. Ma perché gli fa credere che è fallito? Ma gli faceva la guardia, cioè più o meno è quello. Quello scansafatiche, non è vero? Tranquilli tutti, è colpa mia, una stretta forte. Sarà stata la stretta? Pulisci, gnappetta. Forse c'hai ragione. Forse non è colpa di tuo padre. Ah, ecco, brava, vedi. Forse è colpa di tua madre. Quella mangiapane a tradimento. Lei la deve smettere di diffamare i miei genitori. Ma funziona così pure coi cani, eh? Se la cagna. Non ti permettere, assolutamente. Ok? Mai più! Va bene! Mai più! Calla, ha chiamato la madre di nipote cagna! Madonna! Il padre era un maiale, la madre era cagna, Harry è un porco cane! Stammi a sentire, giovinotto! Porta rispetto, te gonfio! Sbam, plot twist, comincia a gonfiarsi lei! Cosa succede? Sei troppo piena di te! Harry si rende conto che da come l'hanno costruita è una scena sotto dramacomica, ma nella realtà ha gonfiato un essere umano. È un bordello, è gravissimo, ma il sangue ancora circola, è ancora viva, è tentato omicidio! Devo darmi, e se dà pure Marge? Ma dove cazzo va? Tutto questo nel libro non esiste. Ecco il pezzo teenager ribellino dove tu empatizzi. Ma fai le valigie! Primo piano della foto del musciaccio e consorte. Harry scende con le valigie, ma vabbè, riportala giù! Ma che cazzo è buono? Ti metto in punizione! Leva da coso! Dopo due film contro Voldemort, pensi che ancora sto a dare a te? Harry vuole scappare di casa, ma quanto cazzo è classico per i teenager, eh? Quanto? Una cifra. Ma perché? Nel film prima non ti hanno fatto vedere, manco nel director's cut, che lui non può fare magie fuori dalla scuola. Non ti fanno vedere il richiamo ufficiale, a inizio film fa la Lumos Maxima! Se fai magie ti cacceranno dalla scuola, già l'altro anno è arrivato l'avviso per la torta volante. State contraddicendo l'inizio del cazzo di film! Perché fate le cose che non c'entrano un cazzo con la storia originale e poi siete costretti a rimangiarvi tutto? Perché? Eddie ormai si è dato alla criminalità e sta facendo tutti i pensieri brutti. Del tipo, mi devo nascondere, vivrò da fuggitivo, se borderline a bestia. Ma improvvisamente, film dell'orrore. Primo piano sul parchetto tenuto peggio della storia. Manco quelli qua vicino a raccordo dove i tossici giocano a un 2-3 ignet. Ma capite? Stanno così. Ecco arriva il mostro. It. Slenderman. Corri scappa c'è. Un cane. Ah, bello cagnolino. Bau. Ah! Ehi, caga sotto, è un cane, oh! E riaccende la bacchetta e sbam, arriva un pullman.
a due piani, molto british. Il nottetempo. Conosciamo Stampicchetto, il bigliettaio. O vedi come li fai pagare i biglietti, Virgì? Metti un bigliettaio. Che ce fa per terra? Controllo se le buche l'hanno riempite bene. Ma stavi ben vestiti! Vabbè, entra. Il cane è sparito. Dai! Varie scenette comiche dopo, a Harry assegnano una cuccetta. Vai, Ernie! Sì, vai, Ernie! Mo sta testa che parla, chi cazzo è? C'era pure nel libro, non mi pare mica, eh? Ernie è muto, perché se parlasse, direbbe solo: ah! Ah! Come cazzo guida? Ma poi non era illegale modificare la roba babbana? C'è sta una roba del ministero apposta. Mi faccia vedere le sue licenze! Come ti chiami? Segreto. Ma come segreto? Nel libro lo dice. Lo dico io. Neville Paciok. Nel libro mente. E fatalità dice Neville, che è l'altro. E l'autobus è praticamente uno spot che manda a fanculo decenni di prevenzione alla guida pericolosa. Rispetta gli stop. Metti la cinta. Guida con prudenza. Ernie la vecchia. Vabbè, seccamo, la famo favore all'Inps. Frena. Sotto trame comiche a manetta. Scene che nel libro mai esistite. Chi è quello? Ma come chi è? Lo conoscono tutti, dai! È come se mi chiedi chi è Totorrina! Ma che te devo fare lo spiegone? Sì, è Sirius Black, un criminale tanto cattivo. Vicino a tu sei chi? Ma chi Voldemort? Ah, evaso dalla prigione di Azkaban. Che cazzo dei nomi, però? Dalla prigione di Peppino. Puoi chiamarla Peppino? Oh, Harry Potter il carcerato di Peppino. Ok, che vuoi fare il nome simile ad Alcatraz? Ci ho preso Azkaban, Alcatraz. So forte? Non lo so. Però Azkaban è un codice fiscale, non è un nome. Azkaban. E come è scappato? Boh, nessuno è mai fuggito da lì. È stato proprio bravo. Intanto il nottetempo va contromano. Ma sì, tranquillo. Fa ridere come scena. Pure due autobus che te stanno arrivando in faccia fanno ride. Eccala. Mamma, papà, arrivo. E invece no, dagli è deliposuzione. E l'autobus torna quando. E l'albus. Sì, è l'albus. È l'albus. E l'albus torna come quando aveva 20 anni. Ma è tutta un'illusione. Aveva solo perso i liquidi e riguadagni i chili subito. Ecco il paiolo magico, frena! Ma no, avevi fatto tutto perfetto, ti sei rovinata la fine. Signor Potter, benvenuto. Che cazzo è questo? È il facchino del paiolo magico. Passiamo in una stanza dove gente fa magie senza bacchetta. Sta cosa mi fa rosicare, non so perché. Ma ti fanno sempre capire che i maghi senza bacchetta stanno nella merda. E questi che esce, frega, sbisbos, ma vabbè. Edvige, per esigenze di trama, già sta là. E ci sta pure Cornelius Calamel, il ministro della magia. Harry caro, avemo trovato tu zia, l'avemo sgonfiata tutta a posto. Tutto qui? Cosa? Ho infranto la legge! Anche se ne dovevamo parlare nel film prima che potevo essere espulso dalla scuola, ma stiamo a fare lo spiegone solo adesso! Ma sti cazzi, Harry! Pff, tu sei Harry Potter, oh! Mica un nato babbano qualsiasi! Dovrei sfruttare più sta cosa che so il prescelto, eh? Scus! Why are we still here? Just to suffer. Però sei stato un pochino... Scusa se te lo dico, se mi permetto. Forse, scusa, forse tu hai un po' sbagliato. Un po' è sbagliato. Perché? C'è un assassino in libertà che te sta a cercare. A me, a te. No. Chi l'ho detto? Tu pensa a rilassarti. Domani tornerai a Hogwarts. Ma come domani? Erano tipo 1 o 2 settimane. E lui che va più al gelato da forte braccio e tutte ste cose. La gente che arriva piano piano. Niente, vabbè. Nella sua camera Harry apre il libro mostro. Il nuovo libro di cura delle creature magiche. Ah, che libro particolare. Ah! È il libro più bello che c'è. Gliel'ha fatto comprare Hagrid. Hagrid, il guardiacaccia? Cazzo c'entra. Mo vedi, Hagrid è così. Più te vuole bene, più cerca di ammassarte. Tipo Aragog l'altro anno. E mo i libri azzannatori, che somigliano ad Aragog, tra l'altro. La cameriera! Torno più tardi. Ma quante sottotrame comiche? Quante? Tieni quel gatto lontano dal mio crosticino! Quel socio de merda! Ma perché te lo fanno tenere? Porta le malattie! Rivediamo Ron e Hermione! E veniamo a sapere che i Weasley hanno vinto la lotteria! Oh, una gioia! E coi soldi sono andati a trovare il figlio in Egitto! Ma io non capisco! Primo, siete poveri come lo schifo! Ma tiete i soldi, no? Secondo, ma in cosa li ha spesi? Nel viaggio? Ma c'è la metropolvere? Nell'alloggio? Ma c'è le tende super fighe che tengono 8.000 persone! Capisco un hotel, ok? Ma che spendi tutta la lotteria? Vabbè, vabbè! Hermione si è comprata un gatto!
Gratta Stinky. Come si chiama? Gratta Stinky. Ma perché sei così cattiva? Gliel'hanno dato al negozio questo nome. Non so nome a nessuno, piccolo angelo. Vabbè, e rivediamo anche i gemelli Beatles. You may say. E i genitori sforna figli a segni statali. Harry, via con me. Sei contento del nuovo anno? Sì. Ok, stiamo a sentire. Sei in pericolo, Harry. Dimmi qualcosa che non so. Ogni anno c'è qualcosa. Ma posso farmi un anno sdraiato sul letto del dormitorio a giocare a Squinfritz, studiare, cose normali? No. Avete rotto il cazzo. Ho 13 anni. Eh? C'entra Sirius Black? Sì. Rius. Che sai di lui? Che è evaso dal gabbio. E perché? Perché stava dentro al gabbio. Perché stava al gabbio? Perché quando tu fermasti, tu hai capito chi? Voldemort. Non dire quel nome. Scus, Black c'è rimasto malino e ce l'ha con te un pochino. Ma tu mi devi promettere che qualsiasi cosa sentirai non andrai a cercarlo. Cercarlo? Io? Ho capito che vado appresso i pericoli. Tipo l'altrano che andava appresso la voce del basilisco. Però andare a cercare qualcuno che muore morto è troppo, pure per me. Ma che poi questo può essere peggio del basilisco, ma dai. Ma comunque, perché? Primo piano de crosta. Stavolta Harry riesce a prendere il treno. Oh. E insieme a Ron e Hermione si siede in una carrozza occupata da un professore. Ma dai! Ma chi se siede nella carrozza del professore? Siete una vergogna, siete. Secondo voi dorme? No, c'è sta più a per culo. Ma poi che te frega? Perché vedevo di una cosa. E non è che te fanno vedere il discorso di Harry, eh? Primo piano del treno. Spiegone di Ron. Ah, Sirius Black. Ma lo cattureranno. Però questo è evaso da Azkaban. Nessuno gliel'aveva fatta. Il treno si ferma. Siamo già arrivati? Non credo. Si muove qualcosa fuori. Ma stiamo su un ponte sospeso. Qualcuno sta salendo. L'inverno sta arrivando. Una macabra presenza fluttuante apre la porta della cabina. Eccolo. È un freebootatore. Succhia le idee e i memini originali e poi li riposta, senza sentimento, senza anima. Mette qualche emoticon e via coi likes. Guarda, guarda il nulla fatto pagina Facebook, canale YouTube, account Instagram. Guarda. No, 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 è un dissennatore. Succhia la felicità dalla gente. La felicità, sì. È un po' cringe, eh? No, è poetico! Buonasera! No, 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 che memini carini! Li deposto tutti! Harry abbozza! Segnalato! Si sveglia il professore, Lupin! Incorreggibile Lupin! Ma Harry c'ha i flashback, quelli brutti, quelli da guerra, quelli traumatici! E sente una voce di donna! Harry! Harry! Buio! Luce! Harry si richiappa! E Lupin? Inafferrabile Lupin! Gli dà un pezzo di cioccolato che rilascia le endorfine, che te la fanno piabbè. Che è successo? Il frebutor, il dissennatore, stava cercando Sirius. E te sei svenuto. Ma solo io sono svenuto? Sì. Sono fighettina. Ho dormito poco, ho gonfiato messia, il ministro della magia. Ma poi parli di Hermione che stavi a urlare. Io non stavo a urlare. E chi stava urlando? Ho sentito una donna che urlava! No, F4 guardando lo specchio. Il treno arriva! E carrozze trainate dal niente? Dopo, entriamo nella scuola. Cori incredibili, con rospi che cantano. Cosa cazzo è tutto questo? Ma perché mi ha inventato ste stronzate? Silente inizia il suo discorso. Bam! A ridaglie, non cambiate l'attori! Ma Richard Harris è morto! Azz. Mannaggia, a me piaceva di più lui come Silente. Te lo dico. Tu sei meno imponente, sacrale, c'hai meno swag, non so come dite. Però sei bravo, eh. Abbiamo un nuovo insegnante di difesa contro le arti oscure. Visto che ne schioppa uno all'anno. Ah, ecco chi era. Regà, era svenuto un treno. Ma questo è l'attore che fa il guardiano metronotte nella puntata 1 della stagione 1 del Trono del Muori. Quello che viene decapitato da Ned. È lui veramente. Malfoy, che pure lui ha giudicato dall'aspetto, c'ha già il mutuo alle spalle. Questi in so 13enni. I primi film aveva senso. Ma mo ha svaccato tutto. Girateli prima sti film. I ragazzini crescono e vabbè. Pia per culo Harry. E Harry abbozza. The comrades I've lost won't stop hurting. E abbiamo anche un nuovo insegnante di cura delle creature magiche. Rubeus Hagrid. Ah, ecco perché il libro mostro. È il libro di testo. Leggi e intanto lotti per la tua vita. Parlando di cose serie, i dissennatori pattuglieranno la scuola.
quest'anno sarà come una mini Ark Safsarban. Sono sicuro che andrà tutto bene. Anche se non mi sta bene sta cosa dei dissennatori nella mia motherfucking school. Quindi state in campana, perché con loro non c'è scus che tenga. Ma anche nei momenti più bui si può trovare la felicità. Basta accendere la luce. E grazie al cazzo, ma che frase è? Si crea la fila davanti al dormitorio dei Grifondoro. Perché la signora grassa, la signora ossa grosse, scusa, che è cambiata pure lei come attrice, c'ha da cantare. Fortuna Major, Fortuna Major, io lo è, faccia entrare, dio delle città, facci tua, bam, magia. Vabbè, entrate. Raga, sto film sta a sgravare con le sottotrame comiche, eh? Tutte cose che non esistono nei libri. Che è sta stronzata che la signora grassa? Altra sottotrama, quello passa attraverso il fantasma. Altra sottotrama, questo fa la scimmia. Questo imita elefante. Che film è? E poi sei gonfio. Sono davvero necessarie tutte queste sottotrame comiche? Un uccelletto cerca Del Piero, ma trova il platano picchiatore. Hello darkness, my old friend. E perché ti fanno vedere il platano? La divinazione, l'arte di predire il futuro, passato, prossimo. La vista, il sight, i grandi esseri. Io sono la professoressa Kuman e so il motivo per cui Voldemort. Oggi leggeremo le foglie di tè. Leggiamo le foglie di tè. Mi leggono, ma noi non sappiamo un cazzo. Il nuovo libro delle foglie di tè. Monda muori. Tutte cazzate! Da dove sei sbucata te? Ma che c'ha le botole? Ningermione! Sono sempre stata qui! Vabbè. Tu ragazzo, tua sorella sta bene. Soffio unico. Tuo nonno è morto. Tua nonna. Come fa a sapere di mia nonna? Fossi in te gli manderei una civetta per sapere come sta. E tu? Cosa vedi nella tazza di Harry Potter? Allora, c'è una foglia per così. Vuol dire che soffrirai. Ma c'è pure una foglia che fa così e poi sai, e poi sta sotto così. Ma vedi sta macchia, sta macchia cambia tutto, Vuol dire che davanti a te ci sono molte prove da superare. Almeno altre 5 prove. Ma tu le supererai tutte e avrai una vita felice. Beh, in teoria è vero. No, no, fammi vedere. Ma Dio, Dio, ma no! Mio caro, tu hai l'Instagramo. E mo, questa non è mia, è di Hogwarts. Dovevo citarlo. L'Instagramo. Quando vedi qua la vignetta, me pisciai. Andate a vederlo, è una delle pagine migliori che stanno su Facebook. E non frebuta. Tu dici, ma perché ogni tanto pubblicizzi la gente? La gente manco lo sa che sto pubblicizzando. Lo faccio così, perché mi fa ride, allora te lo dico pure a te, fa ride. Capisci? Proprio manco lo sanno. Comunque no, ti è capitato il presagio peggiore di morte che può capitare. Lo stemma Stark. Ma raga, no, basta i lupi, Già c'ho 8000 somiglianze con Jon Snow e le ho dette tutte nel riassunto accuratissimo di Harry Potter 1, vattelo a vedere. Mo' per i lupi, dai, No! È il gramo! Azz, ma io già ho visto sto cane. Il cane di prima. C'hai ragione, Hermione, sono tutte cazzate, superstizioni, come la magia. Ma dici che c'ha ragione? Ma va, sono morti pure quelli di altre casate. Rune antiche, quello è bello. Ma pure rune antiche segui. Ma come fai? So brava. La compagnia dell'orfanello va a lezione da Hagrid. Ciao, come state? Lasci tu Hagrid. Ma che c'è ancora per Aragog? Non ti preoccupare, gli ho dato una lezione. Non lo rifarà più. Cattivi! Scus! Ah no, sono stato troppo duro, vieni qui, va bene. Aprite il libro. E come fa? Ma come? Gli dovete fare le carezzine, non è ovvio? A sotto trama comica martellone. Questo libro è molto bello. Ma non ci credi manco te. Questo posto fa schifo ormai. Mezzo sangue, mezzo gigante, mezzi pubblici. È una mezza scuola ormai. State zitto Marfo. Confrontone, attenzione. Sì, ma non regge più, è alter doppio di te. Maledetto sviluppo. Ah, i dissennatori. Dove, dove? Serio, Harry? Sei cascato a sta stronzata? Sbam, umiliatissimo. Via, Harry, non ci pensa. Io ho salvato la scuola due volte, stronzi. Hagrid, come prima lezione, ha un sorpresone. Vabbè, sarà qualcosa di piccolo. Asticelli? Puffole pigmee? Ippogrifi. Mezzi cavalli, mezzi aquila con artigli affilatissimi e un becco che te buca proprio l'anima. Moriremo tutti. Ma Cristo santo, Hagrid. Però che bello, dai. Ma solo uno? Ma non c'è sta una persona? La CGI costa, ok. Allora, questi bellissimi animali pucciosetti sono macchine di morte, te aprono. Manco te ne accorgi sangue. Sangue ovunque.
Però, se gli dici ciao, non te fa niente. Ah, ok. Chi vuole provare? Lui è abituato a rischiare la vita. Vai, Harry, vai. Ma pure a spintarella gli dai. Bella amico. Vieni. Gli devi dire ciao. Magari anche un come va. Una domandina sulla famiglia, tutto bene. E fagli un inchino. Se pure lui te fa l'inchino, tutto a posto. Ma che sei ipocrifi giapponesi. Gli devi fare l'inchino quando te presenti. Ciao, come va? In famiglia? Inchino. Non te sta a fare l'inchino. Vattene, Harry, vattene. Crack. Ah, il bastone! No, è un bastone, regà. Vattene. No, io fa l'inchino tutto a posto. Oh, visto che ce l'ho. Vai, Harry, grande, dai! Ancora con sta tensione e basta. Oh, yeah! Ok, mo cavalcalo. Cos? Vai. Ma non so buono, ma non c'è manco una sella. Pazzo malato! Ale, hop! C'ha ragione Malfoy, sei un matto! Segue scena alla Hercules. Non importa se morirò male, ma io scoprirò che volevo Voldemort. E se dovrò morire, allora dai e morirò. Sto volando, Jack. Che t'ho detto? Non ci vuole niente. Dai, pure stavolta non te faccio causa. Bravo, Harry, bravo. Robetta, Malfoy, digli ciao. Vero pollo galoppante? Malfoy, ciao. Ma te sei uscito da nuovo o te ci hanno partorito così brutto? Malfoy! Sbam, dramma, danno, polizia, indagini, ospedale, assicurazioni. Mai che sta scuola vada tranquilla. Già al primo trimestre, studenti feriti. Sono morto, addio, mammina. Qualcuno lo dica a mio padre. Da infermeria, forza. Piccione cattivo. E se io ho fatto, sì. Mo so cazzi tua. Sì! Arrivano tutti i cavalieri incredibili e Ned Stark, ciao! Stavolta io faccio causa, Ma ha fatto tutto lui! È come se vai a prendere pizza un leone, quello te magna un braccio e poi rosichi. Ma quale giudice riterrebbe che ci siano i criteri per un'indagine? Il padre c'ha i soldi. Azz. Al metalupo! Sirius Black! L'hanno avvistato non lontano da Hogwarts. Ma che sta bene qua? Ma è pieno così dei dissennatori! Ma lui può essere ovunque. È come afferrare il fumo a mani nude. Ma quale ragazzino parla così? Ma poi è l'unico di colore? Parla di fumo? Parla di droghe? Rassisti! Anche Sirius è arrabbiato della cosa. Perché si chiama Black. I dissennatori rovinano tutto il giardino di Hogwarts. E si passa alla prima lezione di difesa contro le arti cattive. By Lupin. Che ci sta là dentro? Un molliccio sicuramente. Che ne sai? Che c'è un molliccio? Può essere un gatto dentro un armadio. E qual è la vera forma di un molliccio? Nessuno lo sa. Ancora? Ma quando cazzo è arrivata? Si smaterializza! È un molliccio pure lei! I mollicci assumono la forma della cosa che la persona che li guarda teme maggiormente. Ma chi è It? E l'incantesimo per respingerlo è... Ridiculous. Ridiculous. Che incantesimo cringissimo. Così il molliccio assumerà una forma che fa ride e lui ci rimane malissimo se ridi. E lui è così, per maloso. Neville, vie! Uno ormai non più un martellone Neville, ma do il doppio più alto a metà di peso. Raggiunge Lupin. Cosa ti fa più paura al mondo? Il professor Piton. Il professor Piton. Ah, scemo! Andiamo bene. Ah, allora. Pissi. Sbam, il professor Piton esce dall'armadio. Ridiculous. Piton coi vestiti della nonna de Neville. Madò, Alan Rickman, che t'hanno fatto fare? Il prossimo. Ok, ragno. Ovvio poi, dopo l'altro anno. Ridiculous. Il prossimo. Ridiculous. Clown. Ah, questo è ridicolo per te. Ma chi sei tu, pazza malata? Vai, Harry. No, aspetta. In teoria qua non lo fa fare Harry. E Harry avrebbe pensato che Lupin pensasse che lui fosse una fighettina dopo che è svenuto col dissennatore sul treno. Ma poi Lupin, irresistibile, Lupin gli avrebbe spiegato che non voleva che il molliccio si trasformasse in Voldemort. Vabbè. Invece qua lo fa e si trasforma in un dissennatore. Si trasforma nella luna. Ma così è poco palese, doveva solo essere una sfera luminosa. Ma perché la luna? Oppure che il nome Lupin c'entri qualcosa? Ma ridiculous. Natale a Hogwarts.
tutti i camini. Il molliccio torna nell'armadio e Harry ci rimane male F4issimo. C'è la prima gita ad Hogsmeade. Tutti i bambini amati dai propri genitori che gli hanno firmato il permesso ce vanno. Harry quindi no. Ma mia son morti, non mi possono firmare il permesso. I tutori. Ma ho gonfiato mizia. Non posso fattannà. Ma sono prescelto, mi disse. Se non fosse per me la scuola avrebbe chiuso due volte. Anzi tre se contiamo pure il troll. Sti cazzi. Vi ho liberato da Voldemort. E vabbè, niente raga, l'ho provate tutte. Harry parla con Lupin allora, che gli spiega quello che ti ho detto prima. Non volevo se trasformasse in Voldemort, sì, ma già si era trasformato in un dissennatore. Quello che ti fa più paura è la paura. Molto saggio Harry. Ho sentito anche la voce di una donna. Mi sa che era la mia mammina, la notte che fu uccisa. È morto anche tuo padre quella sera. Cagatevi anche James, bastardi. Ma perché, lei lo conosceva? Sì, tua madre era molto brava e tuo padre era uno zuzzurellone. Però era bravo anche lui. Mentre si spara pose, che cazzo stai a fare? Torna qua, ecco, bravo. Tu assomigli molto a tuo padre, ma hai gli occhi di tua madre, sì, che palle. Ron e Hermione tornano da Hogsmeade. Di nuovo tutti fuori dal dormitorio Grifondoro. Che c'è, la signora Ossa Grossa sta a provare i farsetti? No, hanno fontanizzato il suo quadro. Le sta bene, era una cantante terribile. Ron, che cazzo hai sto film? Ma è un tentato omicidio di quadro. Quadricidio, felloni. Oh, Sir Cadogan. Largo al preside. Dove sta la signora Grassa? Là. E andiamo tutti da là. Chi t'ha fatto questo? Occhi come il diavolo e anima nera come il suo nome. Ah regà, il nome, dite i nomi. Sirius Black. Zan. I cancelli vengono chiusi, i dissennatori svolazzano e tutti sono riuniti nella sala grande per fare un mega pigiama party. Non l'avemo trovato, è ovvio. Nessuno trova mai un cazzo, ma i dodicenni trovano tutto. Pietre filosofali, gente petrificata, camere segretissime, i maghi super fighi, niente. I dodicenni tutte cose. Vi licenzio tutti. Ma come ha fatto a entrare? Boh, io l'avevo detto che Lupin poteva essere, ma non c'entra niente, poverino. E Potte? Non gli dimo niente. Faccio sempre così con Harry, io modestamente. Non gli dico mai in cazzo. Ma Harry ha sentito tutto. Casca una fogliolina e poi tutte altre. Sempre primo piano del platano e lezione dei pozioni. No, lezione di difesa contro le arti oscure. Il sogno di Piton finalmente si è avverato, quello di essere il professore di difesa contro le arti cattive. Dove sta Lupin? Sta dalla signora sua. Eh? La signora sua? De nome fa cazzi. Cazzi sua! Vai a pagina 314 subito. I lupi mannari. Perché vi sto a far studiare i lupi mannari? Creature pericolose che si trasformano nelle notti di luna piena. Come sti giorni? E Lupin non c'è sti giorni. Chi sa dirmi la differenza tra un animagus e un lupo mannaro? Lo so io, lo so io. Hermione, smettila di apparire a caso. Nessuno? Io, proprio nessuno. Io. Che delusione. Un animagus è un mago che sceglie di trasformarsi in un animale e ci vogliono anni per imparare a farlo, mentre un lupo mannaro subisce la trasformazione. Chi t'ha detto di parlare? C'è sta compulsione che devi dare risposte per forza. Esistono anche gli altri, Lo sai che così ti rendi odiosa? Non te rendi conto? Lo fai perché ti senti insicura e cerchi di compensare la tua mancanza di autostima sapendo sempre tutto. Bravo! Qualcuno gliel'ha detto. Hermione t'accolli. Dovete fare un fracco dei compiti. Ma c'è il Quidditch. E sti cazzi. Bigliettino. Dai col Quidditch. Grifondoro versus Tasso Rosso, mi pare. Dio si è stufato di tutte ste eresie. Ma come la magia, queste superstizioni eretiche non esistono. E ha tirato giù un altro diluvio universale. Questa è una metafora per dite che piove. Non sto bene, lo so. E Harry indossa degli occhialetti da aviatore che mamma mia, madò, che brutto, che cringe. Niente incantesimo respingi gocce. Cioè, ma che ci vuole a fare un CG due secondi, vedi che gli occhiali sbattono i gocci e fine. Il cercatore da solo sto sta per più al boccino. E invece è fulminato. Sì, vabbè, ma è morto. Harry si ferma, perché vede il logo Stark in cielo. Eccala, sta per morire. È una maledizione. La maledizione di Martin. Sta cosa comunque non è così nel libro. È un'ombra proiettata sulle nuvole. Così non ha senso. Cioè, la nuvola che fa il logo Stark. Vabbè. Il boccino sfotte Harry. Hop hop, viesce, non mi pigli, ma papero. E Harry la prende sul personale. Inseguimento ad alta quota. E tutti i film dove la gente va in aria ci hanno insegnato che quando vai in alta quota cominci a ghiacciarti. Ombrelli volanti sopra la ionosfera a caso attentano alla vita di Harry. E dissennatori lo inseguono. Dissennatori? No, cazzo. Ma poi sto boccino, ma dove stanna? Nessuno sta a vedere più la partita. Harry regge la botta e non sviene. Bravo. Ma un dissennatore gli fa cucù e perde i sensi. E mai più li troverà. Aspetta un momentus. Buio. Senza bacchetta. Ma perché? Luce.
Che è successo? Sei cascato dalla scopa. Sei svenuto davanti a tutti. Chi ha vinto la partita? Aspetta, ma era caduto pure l'altro cercatore. Quello tutto a posto? Sì. E poi, quando sei caduto, la scopa è andata a sbatte contro il platano picchiatore. La scopa è morta, Harry. Professor Lupin! Sei furbo, Lupin! Perché io sono l'unica fighettina che sviene davanti ai dissennatori? No, Harry, non sei una fighettina! È che nel tuo passato ci sono orrori ben peggiori di quelli dei tuoi compagni di classe messi insieme. E i dissennatori ti riportano tutto a galla. Te ci fanno pensare. Non sei tu una fighettina, Harry. No, no. Sei sensibile. Mi insegni a difendermi! Lei sul treno ha fatto qualcosa con la bacchetta spruzza il dissennatore. Ah! Vabbè. Ma dopo le feste mi devo ripiare. Sono stato male, per questo Piton mi ha sostituito. Che c'ha avuto? Il lupus. Primo piano del vigile che vola. L'inverno è arrivato. Il film Stark è confermato. Un'altra gita a Hogsmeade. Un'altra gita dove Harry ce va. Fred e George non ce vanno manco loro, perché ci sono andati troppe volte. Sono troppo cool Fred e George, capito com'è? E notano le orme sulla neve. Priscilla. No, è Harry che cerca di infrattarsi per andare al villaggio. Fred e Giorgio lo trascinano da una parte e gli danno un pezzo di carta. Cos'è questa robaccia? Ma manco l'hai vista? Ripiatevela, non se la merita. Questa è una roba bella che vale i soldi veri, unica nel suo genere. Ma ormai Fred e Giorgio sanno Hogwarts a memoria e non gli serve più. Non mi sembra una scusa valida per regalarla a Harry. Ma poi non gliela regali a Ron, tuo fratello. Giuro solennemente di rompere i coglioni, di non avere buone intenzioni. Abracadabra la gazzamma, il pezzo di carta si trasforma nel detector più clamoroso della storia. Storia dell'umanità, una mappa di Hogwarts e dintorni con le posizioni della gente in tempo reale, senza lag. Che 007 devi prendere tutti i tuoi gadgettini e sbatteteli in faccia uno per uno. Batman, dopo tocca a te. Questo è meglio del mantello di invisibilità. Sai i movimenti di tutti, è una roba clamorosa. Luna storta, felpato, ramoso e coda liscia. Sono fieri di presentarvi la mappa del malandrino. È pieno di passaggi segreti. Usa quello della strega orba. Ti porterà nella cantina di Mielandia. Quando hai finito, per chiudere la clicca qui e... Fatto il misfatto, sono un criminale matto. E sbam, pezzo di carta normale. Harry sbuca fuori da Mielandia. Ed Harry ormai è invincibile. Mappa più un mantello dell'invisibilità. Te la rovescia Hogwarts, la conquista. Più il fatto che è rettilofono convince pure i serpenti un bordello. No, no, no. Hogsmeade è un villaggio di maghi ed è pieno di robe strane. Vabbè, tipo Diagonale. Ron e Hermione sono molto tristi del fatto che Harry non sia lì con loro. Stanno a felettà, è il loro primo appuntamento. Ah, bene bene, guarda Carotina e Coniglietta, guarda che denti, che progettano di sposarsi ad andare a vivere in una casa degna di loro. Nel prossimo libro me li faccio sistemare i denti, te scemo ci rimani. Ma io scemo che sporca mezzo sangue. Aridai e Mudblood. Che stallo? Siamo vicini alla Stamberga strillante. È famosa perché ci stanno le presenze, i fantasmi. Ah! Presagi del futuro per il guardiano della notte. Nella neve la testa che gli gira. I bullettini scappano e tutto finisce bene. Bastardi, frate George, hanno dato a te la mappa e non a me che sono il fratello. Infatti, ma la darei subito alla McGranit, vero? Sì, sì. Sto cazzo. Cornelius Caramel, la McGranit e Hagrid entrano al paiolo magico e sono accolti da Madame Rosmert, Rosberta, Roberta, Madame Roberta. Sono accolti calorosamente. Portacci due dei dissennatori! Cioè, capito? Come se una barista vada da Renzi, gentiloni, vabbè, e gli imbruttisce. Va, proprio in faccia gli sappiccica. Ma che ci fate qua? È da notare che i protagonisti stanno a 3 metri da loro, ma loro non se ne accorgono. Nessuno ha visto Harry. Ma Harry Potter. Harry Potter! E zitta! Harry a questo punto si mette il mantello dell'invisibilità. E li insegue. Va pure a sbatte contro la gente. Ormai Harry non gliene frega più un cazzo. Mica sta attento. Film, ma che stai a fa? A ridaglie con ste teste. Le teste cacciano Ron e Hermione.
Ma non è vero, si mettevano al tavolo vicino a loro e ordinavano le burro birre. No, missione spionaggio di Harry Potter. Harry apre la porta, nessuno fa domande, Madame Rosmarina qua la richiude. Ma che davvero? Vabbè, che succede? Spiegone? Spiegone. Tanto tempo fa, quando colui che non deve essere nominato manco per sbaglio inseguiva i Potter. E perché li inseguiva? Aspetta il quinto libro, vabbè. Si nascosero. Sirius Black era amico loro e sapeva dove stavano. Ma Sirius li vendette a tu sai chi. Quello hai capito quale? Bastardo! E uccise anche Peter Minus, che provò a difenderli, piccolo angelo. E un'altra ventina dei babbani. Ma questo non lo dicono, te lo dico io. Peter Minus. Ma sì, l'altro amico loro. Erano in quattro. Lupin. Sirius, James e Peter. Erano amici ad Hogwarts. Qua non te lo dicono, ma te lo dico io. Peter era debolino, non era forte. Dopo che Minus sfidò Sirius, rimase solo un mignolinus. E ora vuole uccidere pure Harry. Ma c'è una cosa peggiore di tutto questo. Mazza, peggio di questa. Sirius era e rimane tuttora... Cosa? Il padrino di Harry Potter! E quindi, sti cazzi! È più grave il fatto che sia la causa della morte dei genitori! È il padrino, capisci? Veramente no! Harry corre via. Come se è uscito da quella stanza rimane un mistero tra lui e lo sceneggiatore. Ed è sconvolto. E te lo fanno capire perché picchia dei nani. Gli passi in mezzo, tipo Caterpillar, perché lui don't care, c'è pensieri lui adesso. Mai successo nel libro, mai. Harry, che te fa male? Aspetta, do cazzo, do stai, do... Era loro amico e li ha traditi, capisci? Era loro amichetto! Sì, ma chi? Se no non capisco. Sirius! Ecco perché mi hanno detto di non andarlo a cercare. Spero che venga lui. Mi troverà pronto, lo ucciderò. Già l'ho fatto, ti ricordi Raptor? Ammazzi i basilischi, porco zio. Da adesso è tutto in discesa. Parole forti del nostro protagonista. Ce la farà Harry Potter a uccidere Sirius? Quello che dicono di lui è successo sul Sirius? E perché continuano a inquadrare sto cazzo di platano? Tutto questo nella parte 2. Wow, che suspense!